Io qui sono venuto 4-5 volte, 4-5 volte. Lui non doveva esserci questa sera qui, doveva esserci un signore che dobbiamo individuarlo, un ragazzo. Però a me quando Valerio mi chiama, non dico di no, ma a tanta gente dico di no, è sempre stato il mio casino nella vita quello di dire sempre sì, e poi ti trovi con tre ergastoli e dici vabbè, andiamo avanti. È stato un po' così. E Valerio appartiene a quella categoria che ogni tanto mi telefona e dice, ma sai, vabbè. Ma perché ho un grosso debito con lui. Perché vorrei ricordare, ieri è stato un anno che è morto Prospero Gallinari. E noi, 22-23 anni fa, ero appena uscito dal carcere, ero ancora in semilibertà, c'è tutte quelle cose lì. Ci eravamo messi in testa un gruppo di giovani studenti qui a Bologna, qualcuno è qui questa sera, di tirar fuori per ragioni di salute, per gravi ragioni di salute, Prospero Gallinari dal carcere. C'erano stati dei passaggi giuridici molto netti, molto decisi, che lo volevano morto in galera. E questa cosa quindi cercammo di attaccarci a tutto quello che era possibile per creare un movimento di opinione in cui non solo per Prospero, ma per tutti i detenuti che hanno gravi malattie, gravi problemi di salute. Il carcere è l'ultima cosa al mondo da fare. Ci sono strutture, possiamo ragionare su strutture alternative di tutto, però il carcere no. E in questa avventura che ci gettammo mi capitò di sia perché aveva quel giornale lì, Zero in Condotta, e mi venne e dico, sai, questo è un giornale. Io ero appena uscito, per cui mi muovevo come uno che non vedeva molto bene, capito? Cioè non, mi ci è andato un po' di tempo per capire i meccanismi, per capire le cose, però mi fidavo un po' su una, diciamo, un'intuizione, no? Un'intuizione. Per cui con altri ragazzi andammo, con altri compagni, no? Ragazzi erano loro, io avevo già allora i capelli bianchi e siamo andati dove questo signore qui aveva sia il giornale, poi non so cosa, la tipografia, eccetera. È chiaro che io mi rendevo conto che era impegnativo il fatto di una persona come Prospero Gallinari, anche in quegli anni lì, ecco, ci andava un po' di coraggio politico. E io l'ho trovato in Valerio perché ci ha accompagnati. Con molta riservatezza, dirò, no? Senza, hai capito, ci ha accompagnati in dei passaggi che secondo me sono stati non solo validi, ma decisivi perché poi Prospero uscisse dal carcere appunto per problemi di salute. A me la cosa che mi piace ricordare, perché poi lui me l'aveva raccontato dopo, tu eri qualcosa al comune, non so cos'eri. Niente. Io pensavo che contava molto. L'intuizione stavolta non eri niente. Però
Però ci fu una cosa molto delicata, no, politicamente, che chiedemmo alla giunta comunale di affrontare questo problema qui, cioè di darci, il consiglio comunale di darci, come si chiama? Nell'ordine del giorno, eccetera, disse che no, erano d'accordo che. Però c'erano i fascisti. Allora, io ero terrorizzato dal fatto che magari i fascisti mi dicessero sì, cioè dicono, cazzo, e chi ce lo spiega Prospero poi che si qua, la cosa è si qua. E io mi pare di averglielo detto, dice, ma sai, la questione dei fascisti non possiamo, cioè non, metti che quelli dicono, cioè, che sono d'accordo, come ce la gestiamo? E lui fu molto bravo perché i fascisti li invitò fuori dall'aula al momento del voto e loro accettarono, in quel caso lì, diciamo, accettarono questa soluzione così. E quindi questa cosa qui mi ha sempre. Io a Prospero non gli ho mai detto niente di questo, no? Lo dico a voi, ma a lui non gliel'ho detta. E quindi ecco, diciamo che ecco, c'è, beh, possiamo leggere dai, per.